Ciao a tutti, oggi andremo a vedere Monochrome World, un puzzle game sviluppato da Rarest e disponibile sia su Steam che Nintendo Switch a un prezzo di circa 9€. In Monochrome World saremo una goccia di pioggia che deve ridar vita e colore a un mondo completamente grigio, in questo puzzle game dalla durata di circa 60 livelli. Non vi lasciate però ingannare dalla trama semplice ma emozionante, perché il gioco in sé alle volte può essere duro con noi, in quanto dovremmo affrontare trappole di ogni tipo e ogni tanto ci scappano dentro caselle a tempo. Infatti è come i classici giochi per mobile, in cui dovremmo guidare questa goccia di pioggia da un punto all'altro dello schema, tentando di colorare il tutto. La difficoltà principale, come vi ho detto, sta nelle trappole. Il game over non esiste, o meglio, esiste ma è diverso, ossia abbiamo i classici 3 tentativi e se crepiamo tutte le volte semplicemente rifacciamo il livello da zero e non dal checkpoint, situato dove siamo morti. La grafica è ridotta al minimo, se non per gli artwork iniziali e alcuni scenari. Ovviamente la particolarità sta nella presentazione della goccia facendole assumere diverse forme. Il sonoro non è particolare ma è godibile, in quanto adatto alle varie situazioni. Nel complesso il gioco non è male, però assolutamente sconsigliato se soffrite di drift del Joy-Con. Però approfondiremo anche questo durante il gameplay. Quindi il voto è un bel 7 e adesso vi rimando alla parte del gameplay.